Buongiorno amici, nuovo episodio della rubrica Un mio consiglio per te. Oggi parliamo di un movimento di spinta orizzontale, ma attenzione, non è la panca piana. Bentrovati sul canale. Nel video di quest'oggi voglio darvi un consiglio, o meglio voglio raccontarvi di come un esercizio di spinta orizzontale possa essere più efficace di altri se per esempio siamo in situazioni nelle quali sentiamo fastidi ad esempio alle spalle nell'andare a sviluppare le distensioni su panca piana con bilanciere oppure con i manubri. Ebbene, ci sono delle soluzioni, e oggi ne vedremo una, che ci permettono di andare a sviluppare comunque un movimento di spinta orizzontale, quindi per andare ad allenare tutti quelli che sono poi i muscoli coinvolti in questo schema motorio, senza però andare ad incappare, senza andare a ulteriormente infastidire le spalle, riuscendo quindi a svolgere in modo naturale, soprattutto in assenza di dolore, questi movimenti. Ovviamente, mi raccomando, ciò non significa che potremo utilizzare questo esercizio e fregarcene del dolore alla spalla. Sarà molto importante, con un personale qualificato, quindi fisioterapisti, una relazione continua fra fisioterapisti e coach, ebbene sarà importante cercare di sviluppare un percorso parallelo per andare a risolvere i problemi, capire la natura, il perché sorgono i problemi, per esempio i fastidi alle spalle quando sviluppiamo determinati esercizi. Ma allo stesso tempo, durante questo percorso, avremo la possibilità in parallelo di andare comunque ad allenare uno schema motorio di spinta orizzontale, quale per esempio quello della panca piana, in un modo però alternativo. Il protagonista di oggi è quindi l'esercizio chiamato press ai cavi, quindi un movimento di spinta orizzontale che va in qualche modo a riprendere quello che troviamo per esempio nelle distensioni su panca piana, senza andare però a sdraiarci proprio sulla panca stessa, ma lavorando in posizione perpendicolare al pavimento. Io non utilizzerò i cavi, ma utilizzerò il Kaiser alla mia sinistra. Ebbene, il movimento in realtà è assolutamente replicabile proprio con una classica ercolina che più comunemente possiamo trovare in sala pesi. Il motivo per cui questo è un esercizio davvero molto interessante è che si tratta di una proposta a catena cinetica aperta, nella quale le scapole sono libere di muoversi nei confronti della gabbia toracica, non sono vincolate come accade nelle distensioni su panca, nella quale abbiamo il torace proprio pressato sostanzialmente contro la panca e quindi ovviamente abbiamo le scapole decisamente più fissate. Ebbene, per le persone che presentano fastidi alle spalle, spesso legate alle scapole, poi alle cuffie dei rotatori di conseguenza, ebbene movimenti come le distensioni su panca proprio per questo motivo possono essere piuttosto fastidiosi. Chiaramente ci possono essere infinite cause, però spesso capita che quei movimenti siano davvero difficili da portare a termine. Ebbene, invece, soluzioni nelle quali, come in questo caso, abbiamo una maggior libertà di movimento proprio a livello delle scapole, molto spesso risultano essere delle proposte vincenti e ottimali proprio per quelle persone. Dall'altro canto, sicuramente questo è un movimento che rappresenta una perfetta e una validissima alternativa per tutte quelle persone che vogliono inserire proprio delle soluzioni differenti per andare a allenare sempre questo schema motorio di spinta orizzontale, variando un pochettino rispetto a quelle che sono le classiche distensioni su panca con bilanciere, manubri, in palestra le chest press e quant'altro. Come detto, questo è un movimento che possiamo sviluppare davvero in differenti posizioni. Partiamo dalla prima, tall kneeling, 4 appoggi, 2 piedi e 2 ginocchia a terra. Andiamo ad impugnare la nostra maniglia, che per comodità passerà sotto il braccio, proprio per evitare che il filo poi ci dia fastidio durante l'esecuzione. Di qui, prima cosa molto importante, lavoriamo per cercare il corretto allineamento fra le coste e il bacino, quindi leggera retroversione, chiusura del bacino, in modo tale che il core possa lavorare nelle condizioni migliori, ottimali, ovviamente a protezione della colonna. Di qui, la posizione di partenza ci vedrà quindi con un angolo di circa 90 gradi fra il braccio e l'avambraccio. Le scapole saranno sì depresse, questo è molto importante, quindi non dovremo andare ad elevarle, ma dovremo andare giù a deprimerle, immaginando come se con il gomito volessimo avvicinarci il più possibile al pavimento. A questo punto andremo a fare un movimento di spinta, lavorando con un movimento opposto delle due braccia, quindi in questo caso il mio braccio destro partirà esteso e di qui andremo uno a estendere e l'altro a fletterlo. E ripeto, uno, espiro, e due. Mi raccomando, molto importante, nella spinta non dovremo andare a sollevare la spalla, ma dovrà rimanere sempre bassa, proprio con l'idea, con il gomito, come dicevo poco fa, di volerlo avvicinare al pavimento. E di nuovo, e ritorno. Core attivo, perché dovrà impedire una pericolosa iperestensione a livello lombare, decisamente dannosa per la colonna. Dovremo quindi rimanere con la neutralità corretta proprio del rachide. E di nuovo, inspiro, espiro. Ovviamente poi
Il Cater soprattutto ci darà la possibilità anche di andare a modulare quello che è l'angolo di lavoro. Se ci interesserà fare un lavoro di spinta con un angolo maggiore, potremo andare quindi a fare un movimento più verso l'alto, più verso il basso, ma a patto che la spalla rimanga sempre in posizione con la scapola depressa. Quindi qualora anche volessimo andare più in alto, non dovremo andare a sollevare, a elevare le scapole, dovranno rimanere sempre giù basse, e ripeteremo il movimento andando semplicemente più in alto oppure più in basso a seconda delle necessità. Allo stesso modo potremo poi andare a sviluppare questo esercizio in half kneeling, quindi su tre appoggi, piede, ginocchio e in questo caso piede destro. Di nuovo valgono le stesse regole, quindi parto con le scapole depresse, le spalle in linea, angolo di circa 90 gradi tra il braccio e l'avambraccio, e vado a ripetere il movimento. Lavorerò gamba e braccio opposti e via spingo. Inspiro. Espiro. Core sempre attivo, glutei sempre attivi, che anche loro ci aiuteranno a dare stabilità al tronco, a evitare, come dicevo prima, pericolose iperestensioni a livello lombare, e ripeto. 1 e 2. E infine ovviamente possiamo sviluppare il movimento in stazione eretta. Qui consiglio di sbloccare leggermente le ginocchia, quindi non teniamo le gambe completamente stese ma leggermente flesse le ginocchia, leggera di nuovo piccola retroversione, di nuovo per ricercare il miglior allineamento fra le coste e il bacino, core bello attivo a protezione del rachide. Di qua impugniamo la nostra maniglia andando a regolare, io in questo caso l'ho leggermente alzato il braccio affinché il lavoro sia ottimale per l'angolo di proprio il lavoro stesso che a me interessa in questo momento, e di qui bene attivo, ginocchia quindi leggermente sbloccate, e di nuovo la mia spalla rimane sempre bassa, scapole depresse, parto con un angolo di circa 90 gradi e estendo. 1 e 2. Ovviamente come detto prima anche qui potrò andare a modulare proprio l'angolo di lavoro in funzione delle mie necessità, quindi volendo potrò andare a salire sempre controllando però la scapola, oppure andare anche più in basso. In questo caso poi in realtà l'incredibile duttilità, l'incredibile versatilità del Cater mi consente di poter anche lavorare su differenti velocità, quindi se l'obiettivo di questo esercizio è in un contesto di preparazione sportiva per la quale mi interessa lavorare sull'esplosività, sulla potenza in un gesto di spinta orizzontale come quello che abbiamo visto, ebbene potrò lavorare ovviamente ad alte velocità, cosa che chiaramente con un'ergolina classica non potrò effettuare proprio perché sennò andrei incontro a un pericoloso fenomeno di rimbalzo dei pesi che potrebbe danneggiare altro che le spalle. Invece con il Cater ho proprio la possibilità di lavorare su differenti appunto velocità. Generalmente invece se l'obiettivo è un rinforzo muscolare, un discorso di ipertrofia, è vero, l'esecuzione lenta e controllata è chiaramente la soluzione migliore ed è quella sempre da preferire. Come dicevo all'inizio di questo episodio, ebbene io ho un esercizio che consiglio davvero per chiunque, soprattutto poi per le persone che sono perfettamente in salute, ebbene questa è una proposta molto interessante, ad esempio da inserire come finisher se vogliamo in un allenamento di spinta dove abbiamo lavorato principalmente sugli schemi motori di spinta orizzontale per l'upper body. Banalmente vogliamo inserire una proposta per andare a portare a cedimento i pettorali, se volessimo proprio diciamo ragionare con un approccio muscolocentrico, ebbene in quel caso movimenti come questi svolti magari con il maggior numero di reps all'interno di un determinato intervallo di tempo sono davvero micidiali perché mandano letteralmente in fiamme i vostri pettorali. Ed eccoci giunti al termine di questo nuovo episodio della rubrica Un mio consiglio per te. Spero di avervi dato sicuramente una valida soluzione per inserire delle alternative nei vostri allenamenti quando si parla di spinta orizzontale. Vi ricordo tra l'altro che questo è un movimento che può essere tranquillamente svolto anche nelle home gym per chi si allena in casa, utilizzando un elastico, andando a modulare chiaramente la resistenza dell'elastico in funzione del vostro stato di forma, semplicemente andando proprio ad ancorare l'elastico stesso ad un sostegno che avrete posizionato dietro di voi, mi raccomando bello resistente, per poi andare a sviluppare nello stesso modo ovviamente il movimento. Detto ciò cari amici, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale mi raccomando se ancora non l'avete fatto, per voi un piccolo gesto ma di enorme grandissima importanza per me e per la crescita di questa meravigliosa community. Noi come sempre ci vediamo qui sempre presenti sul tubo la prossima settimana. Ciao!